Ho le mani fresche e la faccia calda. Nice. Hello! Salve! Febbre, no, semplicemente ce l'ho a fare. C'ho le mani molto fredde, la faccia è di temperatura normale. Hello, si programma... vogliamo recuperare tutto, ci vuole una maratona. Non recuperiamo tutto, recuperiamo tutta roba importante che ci interessa, roba simile. Ho scritto tutto nel titolo perché comunque ci recuperiamo tutta la roba che ci interessa dell'evento. Something is changing you, what is it? Non lo so, niente. Nulla, non mi sono fatto la doccia oggi. Ah, no, forse è quello. La faccio dopo live. Wild Epino, grazie il Prime per la prima volta, benvenuto, thank you. No Reddit, esce domani. Potevo farlo uscire oggi, però alla fine oggi ho avuto delle cose a fare stamattina e non volevo lasciare il fare la copertina, roba del genere. E anche ho guardato il video stamattina e dovevo fare delle revisioni a sola. Ho detto, lo facciamo uscire domani, non è un problema. Tanto sono passati meno di 5 giorni dall'ultimo video, sono passati 4, quindi solitamente vorrei fare un video di 5 giorni. Poi c'è stata l'eccezione del periodo di maschera turchese, DLC di scatto, vi ho detto, e roba simile, però quella era l'eccezione. Concordo con Alino Adam. Cosa dice Alino Adam? Non trovo Alino Adam. Guarda il trailer di Palworld, ok, trovato. Allora, poi ne parliamo meglio ovviamente, ma da quello che ho visto... non è che abbia annunciato un cazzo. C'è un motivo del perché non seguo più il Tokyo Game Show e non seguo le conferenze. Ho dato uno o due anni di chance e poi ho detto ok, non è una conferenza interessante da seguire. È molto raro che annunci una roba veramente importante in queste conferenze qua, quindi avevo deciso di lasciarlo da parte. C'è tanta roba su Persona 5 Tattica. Sì, ho visto che le conferenze più importanti sono state, se non sbaglio, Sega Atlus, Xbox e Capcom. Non ho visto niente di Square Enix, nonostante Square Enix sia presente, quindi non so che cacchio abbiano fatto. Ho sentito parlare soltanto di loro tre. Quindi, beh. Ah, no. Comunque è incredibile come qualche giorno fa hai giocato ad Hollow Knight e io ho ricominciato a giocarci qualche giorno fa in attesa di Spider-Man 2. In attesa di Spider-Man 2? Non è... sono collegati ai trama? Capo, fammi gli auguri, tuo compleanno, tanti auguri. Qual è il collegamento Hollow Knight e Spider-Man? Non lo so, però lui va bene così, non è un problema. Non sapevo che giocare mi annoiavo, understandable. Allora, God of War 2018 oppure God of War Ragnarok? A livello di storia è meglio 2018, a livello di gameplay è meglio Ragnarok. Come videogioco è meglio Ragnarok, come... come opera credo sia meglio God of War, diciamo così. Tra l'altro una persona ha fatto notare scorsa live, non avevo aggiornato il counter. L'ho aggiornato, quindi è corretto, dovrebbe essere corretto. E devo dire che mi sto divertendo un botto sia con Lies of P che con Baldur's Gate. Non mi ricordo più le pose delle mani di Naruto. È stato troppo tempo, non ce la faccio a ricordarmelo. In Hollow Knight ci sono gli insetti. Insetti, aracnidi. Aracnidi, Spider-Man. In Hollow Knight ci sono i ragni, quindi puoi fare il passaggio molto più in fretta. C'è bisogno di passare attraverso insetti uguale insetti, aracnidi. Aracnidi uguale culo cane. Puoi direttamente velocizzare. Bustina dato di Lollo 103. Cosa troverà il nostro Lollo 103? Roba bella. Roba brutta. Roba di merda. Appena esco da questo pacchetto che si è aperto male, quindi non riesco a farci entrare dentro le dita. Quindi è tutto collegato a Minecraft e Isaac. Esatto. Sati sei deciso se portare o se portare Lies of P. Non hai una scelta. Fisso, scrivi il messaggio. Ho capito se intendi, ma scrivi il messaggio. Dagli una seconda chance. Let it cook. Ledian. No, non ce l'ho ancora la copertina per domani. Ho già fatto altre cose. Gran fiesta. Che ne pensi di level 5? Non ho molto a dire riguardo a level 5. Non ho mai giocato molto elogio.
Suffragio universale, grazie per 25 mesi. Thank you. Sta parlando tutto male. Cioè, non ho mai aperto una bustina così, onestamente. Non so che cacchio è successo. Ok. Ci dai dei leak di Graver, ma è corto, please. Dovrebbe uscire... perché lo voglio annunciare anche sul canale principale per ovvie ragioni. Quindi dovrebbe uscire al prossimo video di Reddit. Quindi se tutto va bene, prossimo video di Reddit, oltre a quello di domani. Però dovrebbe se domani esce Reddit, che è il 25, esce circa 10 giorni dopo. Perché probabilmente farò un altro video di Reddit abbastanza ridosso, metterò un altro video in mezzo, ancora non so quale, e basta. Pocchio! Volevo farlo uscire entro settembre, però... tra casini vari... video... E roba simile, probabilmente esce a inizissimo ottobre. Non è la fine del mondo. Evoluzione a Paldea. E siamo a bustina a testa in giù, ma semplicemente c'è un design incasinato, lui non capiva cosa successe. Beh, ottobre è ancora peggio di settembre. In che senso? Ci sono tragedie inizio ottobre? No, non devo farla. Non devo lanciare il canale a redossi una tragedia, gente. Ho proprio detto che non voglio farlo. Erba! Fuori. Per uscire dei giochi. Ah, per uscire dei giochi ci sta, ma non è che sia un problema. Non cambia molto. E poi se lo faccio uscire 5 giorni prima, non cambia niente, gente. È la stessa cosa. Bava. Gaffaiai. Guaro. Non so neanche cosa faccia lui in scatti, ve l'ho detto. Allenatore. Amuleto del coraggio. Stanno scambiare con l'amuleto dello scoreggio. Sembra una Terra Crystal o una EX. Comunque qualcosa di sicuro. Acciaio in evoluzione a Paldea. Earthworm. Ah, Revavroom. Copperage, va bene, mi sembra. Classico Pokémon di scatti, ho detto. Non so neanche se c'è nel gioco. Sure. Sismanaso. I guess. Francesco, grazie del Prime per 21 mesi. Thank you. Il 3 ottobre è il mio compleanno, chiaramente uscirà quel giorno in mio onore. Non credo. Credo uscirà verso il 5 a questo punto. Devo ancora decidere cosa fare nel prossimo video del canale principale Ultra Reddit. Non ho niente pianificato perché lavorando appunto in video di Graver e DLC e avendo finito di fare mille cose per Graver, non c'ho niente in lavorazione per Graver adesso. Cosa potrei fare? Ci pensavo. Abinna. Lollo, devo mettere anche il numero perché Lollo è troppo generico. $2.70. Video della mascotte? No, video della mascotte richiederà tempo per essere fatto. Non è una cosa che posso fare in fretta in nessun modo. Quindi Dark Souls 2 quest'anno. L'obiettivo è comunque farlo quest'anno. Solo che comunque sarà un periodo molto impegnativo. Ottobre. Il mio obiettivo è farlo a novembre. Potrei, c'ho anche l'idea di caso, ma iniziare a registrare la serie prima che esca qualsiasi video. E quindi metterne qualcuno da parte, non fare, diciamo, mentre sta uscendo i video stessi. E tanto è un gioco che è già uscito, non è che devo fare niente. Non devo rispettare nessuna release schedule o roba simile, quindi posso farlo quando voglio in realtà. Però, dovrebbe essere quest'anno. A novembre vai a Milano. Vabbè, si vado via per due giorni alla fine del mondo. Anche qua, anche a settembre sono andato via per due giorni. Dovevo andare via per altri quattro, ma alla fine non ci sono andato via. E dovrei andare via anche un giorno settimana prossima. Dario Serio, Prime 23 mesi. Wewe, ho Twitch buggato, infatti mi fa sabbare due soldi. Eh? Il problema è che non ti arrivano il doppio di soldi. Due volte, immagino fosse. Gente, usate il Prime, ricordatevi il September. Mi. Sai come solito il problema tecnico che gli hai sempre? Non saprei dirvelo. Comunque ieri abbiamo fatto raid a Delia
E qualcuno aveva chiesto di convincermi a giocare a Lies of P e provare il gioco. Ed ha argomentato il motivo del perché gli piace il gioco. E io le ho risposto: questa è una solida argomentazione, ma non ha considerato il fatto che mi. Ed è partito il meme anche da lei, perché lei è tipo: sì, lo so, ogni tanto faccio mi. Io ho detto: no, non è per quello che ho detto mi. È perché sono io scemo che lo faccio. Non è che sto prendendo in giro. Bella cosa. Quando Bloodborne, dopo Dark Souls 3, quindi tra 12 anni. XX Scorpion Ita XX per 11 mesi. Thank you. Non mi crederai, ma è stato mostrato anche un gioco assurdo già uscito su Switch a marzo. Si chiama Give Me Toilet Paper Please. E la sua particolarità è che costruisci il tuo controller inserendo un gioco dentro un rotolo intero di carta igienica, comprandone lati con alta carta e mettendo sopra un pennello di cartone in modo da farlo notare e sfruttare i motion control che fanno muovere il rotolo nel gioco. Pennello di cartone. Pannello di cartone, ok. I believe you. I can see that. Il gioco della caccona. Esatto. Kebab con o senza cipolla? Solitamente non mangio il kebab. Molto semplice. Allora, facciamo una bella spiegazione concreta, solida, decisa, intesa, esoterica del cosa faremo oggi. Oggi ci recuperiamo le conferenze, o almeno gli annunci che ci interessano, delle conferenze Tokyo Game Show. Il Tokyo Game Show è un evento simile a le 3 e il Gamescom. È uno dei più grandi comunque fiere di videogiochi, conferenze di videogiochi e roba simile. Però a differenza delle 3, che adesso ormai c'è il Summer Game Fest al suo posto, nel Gamescom e nel Tokyo Game Show non hanno mai annunciato niente troppo interessante. Non a caso abbiamo visto quest'anno che ho recuperato il Gamescom dopo che c'è stata la conferenza, non l'abbiamo visto in live, e infatti non è questo granché. Anni scorsi, se non sbaglio, abbiamo visto qualche singola conferenza del Tokyo Game Show per curiosità e per potenziale comunque di roba annunciata, ma non ha annunciato mai nulla di interessante. In quest'anno mi sono detto: non ce lo guardiamo in live, perché seguirci comunque molteplici conferenze, tutte che saranno poco interessanti o comunque estremamente giapponesi, perché alcune sono molto giapponesi per come sono organizzate, non credo sia una buona idea. Ci recuperiamo oggi, che è finito competente il Tokyo Game Show, la roba che ci interessa. Appunto, so che le conferenze più interessanti che sono state discusse, almeno da quel che ho visto, sono state Xbox, che ha fatto più una conferenza normale, era, diciamo, uno showcase normale come se fosse una Direct, State of Play, roba simile. Capcom, perché ha parlato di diversa roba. Ho sentito molte discussioni nella community di Monster Hunter, ma so che non ha annunciato niente, perché arriverà l'annuncio di Monster Hunter il prossimo anno. Sega e Atlus, perché Atlus so che ha mostrato molta roba a tema persona, credo sia 3 reload, sia 5 tactica, I don't know. Non posso mostrare molto altro, in effetti. E mi avete detto voi adesso Square, ma non so, non ho sentito niente di Square io. Sì, Dragon's Dogma di Capcom, quello mi interessa, voglio controllarlo. Conosci lo youtuber Sedano, tratta esclusivamente Hollow Knight? No, sei italiano non lo conosco nessuno, mi dispiace, gente. Praticamente sono Final Fantasy Remake, ha senso, ci sta. E tanto che altri giochi c'hanno in lavorazione? Forse un DLC di Final Fantasy 16, 7 Rebirth e Final Fantasy 14. non conosco nessun altro gioco. Ah, Foam Stars. C'hanno Foam Stars. I progetti piccoli. Non credo c'erano niente in lavorazione di grande. Kingdom Hearts 4 non lo mostrano qua, sono sicuro al 100%. L'avrei saputo se avessero annunciato anche, però non lo mostrano in conferenze del genere. Cioè, se ci mostrano Kingdom Hearts 4, la data più vicina possibile in cui può essere mostrato è Game Awards di quest'anno, ma anche lì io non penso proprio. Non credo che avremo news di Kingdom Hearts 4 e Game Awards. Credo che lasceranno un po' di spazio prima per Final Fantasy 7 Rebirth. Tanto si sa la data di 7 Rebirth? I don't know. So che c'è stata anche Bandai, se non sbaglio,
Perché ho visto comunque delle news riguardo a Tekken 8, ma non ho visto niente di concreto, quindi credo che non fossero neanche lì delle news troppo grandi, importanti, probabilmente. 29 febbraio. Ok. Vicino a Persona 3. Kingdom Hearts 4 penso ormai nel 2027. No, non così tanto, però... 2024 la vedo dura. È più sensato un 2026. Potenzialmente fine 2025, però... Non più di quello, penso. Preferisci la penna o la matita per scrivere? Non ci ho mai pensato. boh. Uguale. Dipende cosa devi farci. Allora, una delle poche conferenze che vorrei guardarmi un po' più nella sua interezza è Xbox, quindi datemi un secondo che la trovo. Tokyo Game Show Xbox. Questa qua come conferenza che giorno è? Tre giorni fa? Tre giorni fa era leakata la roba a tema Xbox? Non lo so. Sì, era già leakata. Sì. Era già leakata. Perché è di 4 giorni fa il leak. Se non sbaglio. 4-5. Quindi dovrebbe essere già successo. Ok, fatemi mettere in pausa la musica e si guarda. È di 40 minuti, ma appunto non ci guardiamo tutti i 40 minuti. Perché se vediamo un gioco che non ci interessa, lo skippiamo tranquillamente. Tunic! Oh, Ori! Ah, è... Animal Friends Fight to the Death? Sì, ok. Collab con Ori e basta, capito? Party Animals è col nome. Ma è Fall Guys, non è Fall Guys. Non ci assomiglia neanche lontanamente. Non c'entra proprio niente Fall Guys con Party Animals. È Gang Beasts. Quello potete dirlo. The original courtroom adventure. Nel pre-show c'era Sixsong, ma no data. Vabbè. Io non ho mai giocato agli Ace Attorney. Escono su Xbox i giochi? Play with Xbox Game Pass on September 27, poi 26, la trilogia. Figo. Mai giocati, non mi interessa personalmente, quindi skip. Early 2024. So che c'è molta gente a cui piace, però non posso proprio niente, non ho improvvisioni giocali. Oh, Palworld! Yeah! Panking! Warsect! King Paka, due rain di seguito. Non sarà... Non smetterà mai di essere comico. Monkey with a gun! Monkey with a gun! Yeah! Quando esce? Data! No! Fammi vedere un po' il design. Diamo un'opinione veloce sui design. Cosa... Questo è Wulu. Abbiamo... Questo è un generico... Chicken in italiano è pollo, è un generico pollo. Questo è un mix tra Piplup e HQ. Questo è Munna, questo è Wulu. Questo è Houndoom che si è tirato su, questo è direttamente Meganium. Lui è Lucario ma più egiziano. Lui è Cobalion, questo è Mewtwo.
Questo è Klefki o Comfy. Questo è Monkey with a Gun. Lui è o Tropius o Lapras. Questo è Zoroark unito a Zekrom. Questo è Electabuzz mixato con Totoro. Anchor. Creatore originale, Pog. Minasan konnichiwa, Xbox No Field Desk. Welcome to the Xbox Digital. Beh, Phil Spencer mi parla giapponese, è più unico che raro. Attenzione, aspetta un secondo. Ci mettiamo più tempo a guardarla così che se avessimo guardato in live. Minasan konnichiwa, Xbox No Field Desk. Welcome to the Xbox Digital Broadcast. We're delighted to be back at the Tokyo Game Show with the latest news from our studios and publishing partners. Thanks to everyone at CISA for your Bello work background on così behalf comunque. of game creators, Mi publishers, piace and molto players. anche il gatto con la zampina appoggiato sull'Xbox Series In X. innovative ways to play, from the Game Boy to PSP to the Switch. Today's players want flexibility in where and how they play. And at Xbox, our goal is to enable you to play the games you want, with the people you want, anywhere you want, with a wide range of amazing games. We've expanded Gabbia Gesù. PC Game Pass to Gabbia Gesù. 46 markets globally. And over the past 3 years, the number of Vabbè adesso, PC però. Game Pass members in Asia has more than quadrupled. And Oh, PC Game davvero? Pass markets globally. And over the past 3 years, the number of PC Game Pass members in Asia has more than quadrupled. Dipende quanti anni ho di partenza. Se di partenza erano 20 milioni è una cosa incredibile, se di partenza erano 20 non è niente. Però vuol dire che stanno comunque crescendo in Asia grazie al Game Pass. Sapendo che comunque è il mercato su cui c'hanno più difficoltà Xbox, quadruplicare è di sicuro una cosa buona, però partono comunque da un numero basso. Cioè non pensiamo che siano. La vedo dura già che siano passati da 1 milione a 4 milioni di utenti, credo sia passati da potenzialmente 250.000 a 1 milione. E comunque non ci sputi sopra, però non sono tanti in ogni caso. And PC Game Pass allows creators to bring amazing new experiences to these players. We've also seen strong momentum for PC gaming here in Japan. The Japanese PC gaming market has doubled in size over the last 3 years. So we understand the importance of making content that will appeal to Quello è più Japanese importante. PC players. For example, since the release of our Japan World Update for Microsoft Flight Simulator, nearly 15 million flights have been flown out of the Japanese airports in the game. Thanks to our innovations like Game Pass, Xbox Cloud Gaming, you can play Flight Simulator and many other games on handheld devices, mobile phones, in addition Minecraft, to sì, gente, traditional esiste Minecraft PCs come gioco. and consoles like the Xbox Series X and Series S. Anche ogni volta vedo Minecraft iniziamo We're also a urlare, a proud of our sciogliermi. 2023 lineup of games, which includes Hi-Fi Rush, the recent Quando è che esce il nuovo update? C'è il nuovo Minecraft Live dove annuncia un nuovo update? È prossimo mese, giusto? released Starfield and the upcoming Forza Motorsport. We're also grateful for the support from our players in Japan, Asia, and beyond. And we remain committed to bringing games you'll love to Xbox. Arigato gozaimasu, and from everyone at Team Xbox, enjoy Non the show. riesco a farne assicuramento quando fa così. È troppo americano per me. Non riesco a vederlo parlare in giapponese. Non mi convince, non ci riesco. Ok, Forza. Bello, perché esteticamente è sempre incredibile, però non ci interessa. Ma si passa. Ah, ok. で高い人気を Xbox の東京ゲームショーへようこそ。荒木美鈴です。日本、アジア、そしてそれ以外の地域で高い人気を誇り、待ち望まれているゲームに関する最新ニュースやアップデートをお伝えします。 Xbox のサラボンドさんが Xbox におけるアジア人クリエイターの爆発的な増加について詳しくお話しします。Non ci ho mai pensato, Xbox non è molto facile da dire in giapponese. Non che PlayStation lo sia, però.今日はよろしくお願いいたします。
どうぞショーをお楽しみください。Cannibale CGI? No, 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 ok. Atos. Xbox ファンの皆さん、こんにちは。ペルソナ5タクティカプロデューサーの野村敦史です。2016年に発売したペルソナ5。昼は学生、夜は心を盗む怪盗として過ごす1年間の Guardiamo un attimo di Persona 5 e Tattica che non penso giocherò, ma guardiamo. Sono curioso comunque. 多くの方に愛していただきました。全世界900万本のセールスを突破した本シリーズから新たに戦術で見せる RPG ペルソナ5タクティカが登場します。今回は本作のクエストの情報を初公開いたします。 P5T のメインストーリーを進めていくと特別なギミックやクリア条件を持ったステージが追加されます。それがクエストです。クエストでは仲間たちとの会話が楽しめるほか、クリアすることでスキルツリーを成長させるポイントを獲得できます。たくさんのクエストをクリアすれば最高クラスのスキルが解放されたり、強力なペルソナを生み出せるようにもなります。マイプラブ、ジュスト1ターンで敵を全滅させなければならないステージや大量の爆弾を活用して敵を倒すパズルのようなステージなど、いずれも通常のバトルとは一味違う。Non sapevo se fosse Mario Rabbids o se fosse Fire Emblem。ぜひ挑戦してみてください。ペルソナ5タクティカは Xbox シリーズと Windows 対応で2023年11月17日発売予定です。そしてゲームパスでも同日から配信が開始されます。皆様に楽しんでいただけるよう。チーム一同頑張っていきますので、ぜひご期待ください。ありがとうございました。Quanto lo rendono forte comunque il Game Pass, porca vacca. Game Pass ormai è un no-brainer, sì, praticamente. Square Enix. Pop! あの名シーンをあの声で大再現。大爽快アクション RPG。でもこれ、OK。Infinity Strash。The Adventure of Dai。Mai sentito? Konnichiwa, Xbox no. Non toxic user. Grazie, Prime per 30 mesi. Hai la prima buio. Opinioni su Microsoft che vuole comprare Nintendo? Credo che lo vogliono comprare, ma se si possono farebbe comprare Nintendo, cioè che se potessi farlo faresti, che cazzo di svantaggio è, eh? Non ci sarà tutto un video riguardo, quindi non ti preoccupare, approfondisco nei prossimi giorni. Back here at Tokyo Game Show, our commitment to being the home for players and creators around the world is absolute, and games from Japan and across Asia are a huge part of that. In 5 years Adventure of Dai è l'anime, ah, non lo sapevo. Games on Xbox from this region. And we add more all the time, from revered and iconic studios like Metaphor, ReFantazio from Sega, Atlas, and Studio Zero, and the Like a Dragon. Sul Game Pass Metaphor e Fantasio? Huh. Series from Sega and Ryuga Gotoku Studio, Wulong Fallen Dynasty from Koei Tecmo, Sandland from Bandai Namco, Armored Core 6, Fires of Rubicon from From Software and Bandai Namco, PUBG Battlegrounds from Krafton, Armored Core 6 for Game Pass. Building off our Final Fantasy 14 announced in July, we have a special message from Miyaki-san of Square Enix. Square Enix. Xbox の東京ゲームショーをご覧の皆さん、こんにちは。Square Enix の三宅でございます。来週9月28日にインフィニティストラッシュドラゴンクエスト大の大冒険が発売となります。世界中で愛された大たちの冒険をぜひ Xbox、Windows でもお楽しみください。そしてオクトパストラベラー2を Xbox ファンの皆様にも楽しんでいただくべく取り組んでいます。オクトパストラベラー2は来年初頭に Xbox、Windows ストア向けにお届けできればと考えておりますので、今しばらくお待ちください。
これだけではなく、Xbox ファンを含めた世界中の皆様に素晴らしいゲームをお届けできるよう取り組んでいきます。これからもぜひ、スクエアエニックスのゲーム、そしてドラゴンクエストシリーズのゲームを楽しみにしていてください。それではまた。Tra i vari leak di Xbox, per chi non lo sapesse, c'era pure il fatto che a quanto pare fossero interessati potenzialmente a comprare Xbox, erano interessati a comprare Square Enix e Sega, perché avevano interesse di espandere il loro mercato verso l'Asia, perché ovviamente l'Asia è il loro punto debole, perché sanno tutti che Xbox vende malissimo, tipo in Giappone, Corea e altri posti del genere, e avevano preso in considerazione la possibilità di comprare Square Enix e Sega. Non hanno fatto poi, però chiaramente ci sono comunque stati dei progressi, perché c'è molta più comunicazione comunque adesso, che come si vede, tra Atlus, Square Enix e Xbox. We are pleased to be working more closely with Square Enix and look forward to bringing more of their games to Xbox players around the world. We love that acclaimed creators bring their games to Game Pass day one, like Kimitsugami, Path of the Goddess from Capcom. Un po' tanta fuffa. Adventure Odyssey, created by two brothers that exudes their familial bond and passion for powerful storytelling. Published by Neon Doctrine. Arigato gozaimasu. Altea del Frat. Io sono Marco e insieme siamo Marzlit, il team a lavoro su Altea, il nostro progetto più ambizioso sin dall'inizio della nostra collaborazione. Una grande fonte di ispirazione per il nostro gioco sono i film di Hayao Miyazaki e Mamoru Soda, come La città incantata e The Boy and the Beast. In Altea assumerete il ruolo di Lily, una giovane ragazza che ha da poco perso sua madre e sta lottando per andare avanti. Il suo percorso prende una svolta inaspettata quando incontra Sari, monaca muta forma che la guiderà attraverso un'avventura destinata a trasformare la sua vita. Okay. Il gameplay si fonda interamente sulle abilità combinate dei protagonisti. Nonostante il gioco prenda ispirazione dai vecchi Zelda, con Happy Dungeon e numerosi enigmi ambientali, ogni aspetto è stato progettato attorno alle abilità sinergiche dei due protagonisti. Infatti la loro cooperazione risulta fondamentale per proseguire nel gioco. E puzzle. Infinitamente Ghibli. Anche il sistema di combattimento è stato concepito considerando attentamente questo aspetto. Alcune armi e avversari richiedono infatti l'assistenza di Sari. Dopo anni di lavoro siamo entusiasti di presentare Altea e non vediamo l'ora che possiate immergervi nel meraviglioso mondo di Atarassia. Ok, sembrava carino. Non so se sono doppiati male, anche se non sono doppiati. Cosa significa? Sembrava carino, non mi convinceva al 100%, ma ho visto anche molto poco, devo dire. You chopped five paper. Hai buttato giù un albero, non hai tagliato la carta. Mineko's Night Market. Sembra genuinamente carino. Xbox fan の皆さん、こんにちは。Hello. Persona 3 Reload、プロデューサーの新妻亮太です。Persona シリーズのターニングポイントとなった Persona 3から17年。今の P スタジオの手で、装いを新たに生まれ変わった Persona 3 Reload。Posso dire che mi sta venendo voglia di portare Persona 3 Reload su Gavi DLC?
Vedremo. 本日は番組をご覧の皆様に向けてその最新情報をお届けいたします。今作の新規要素、バトル中特定の行動を取ることでゲージがたまり、ゲージマックスになった時に発動可能な大技テールギア、その中から主人公のテールギアの一つをここで初公開いたします。ではどうぞ。いかがでしたか？ド派手な演出のテールギア、バトル中の切り札にもなりますので、ぜひ活用してください。ペルソナ3リロード、これまでにペルソナ3をプレイしたことのある方にも、初めてプレイする方にも、自信を持ってより鮮明に描かれる感動をお届けいたします。ペルソナ3リロードは、Xbox シリーズと Windows 対応で、2024年2月2日に発売予定です。そして、ゲームパスでも同日から配信が開始されます。皆様に楽しんでいただけるようチーム一同頑張っていきますので、ぜひご期待ください。ありがとうございました。 Day 1 su Game Pass、hanno stretto dei rapporti chiaramente più solidi Xbox con Sega e Square. With Fallout 76 we've explored Appalachia. We return. Nope. Te che sei? Friday thinks sarei lunga il mio playthrough, dormirò due ore al giorno. I plunged the entire Swen clan into chaos. This is only a job, so don't take it personally. Just accept your fate and die. Per Wulong Fallen Dynasty? Ma è un doppiaggio? Rescue Bofu and the others! Ok? Taishi Chi, I will not allow you to proceed any further. Doppiaggio forse è doppiato bene, non capisco il problema. Hai ragione, scusa. You must not be so easily provoked by the enemy. I'll settle my score with him later. The thought of the young conqueror growing into a fully fledged one causes my lord great distress. Questo non mi convince personalmente, non mi dice troppo. Lies of P, Wulong, Fallen Dynasty, c'è una collaborazione. Ok. 皆さんこんにちは、龍が如くスタジオ代表の横山正義です。この度、龍が如くセブンガイデン、ナオキ男および龍が如く維新極みが Xbox ゲームパスに登場することが決定いたしました。龍が如くセブンガイデンに関してはゲームパスに登場することが決定いたしました。龍が如くセブンガイデンに関しては、ゲームパスに関しては発売日からプレイ可能となっております。最新作となる龍が如くセブンガイデン、ナオキした男は、龍が如くセブンで語られなかった裏側の出来事や龍が如く8へとつながるストーリーを桐生一馬の視点から描いており、本作をプレイすることで次回作龍が如く8がよりお楽しみいただけるような作りとなっています。また桐生一馬がどういう男なのか、彼の生き様、パーソナリティを理解できる作品となっています。2人19 mesi, e per rendere il mio omaggio a Grave per lo splendido lavoro che fa, adesso scappo che devo assolutamente continuare a Bleach. Vai! Questo è il motivo per il quale si può fare. Ma, se non è un po' di tempo, non è un po' Lore? Ada ni nattari. Ste, kare wa hijouni kurashi ni te. E qua inizia, ok. Mata yononaka. La roba nuova. Sekkyokuteki ni karande iku no ka, mitaina koto ga. Ma Jovan Ryuga Goto non mostra molto. No, andiamo via. Non mostra praticamente niente. Rabbit and Bear Studios. Un altro gioco in HD 2D. No, questa è pixel art mixata con modelli 3D. Ah, è Yuden Chronicles. Abbiamo visto durante la conferenza Nintendo.
君も見たはずだ。この戦いが正しいものじゃない。JRPG。È un JRPG. Questa è diverso? Stessa cosa? Sì, è sempre lo stesso. Non mi interessa, cioè abbiamo già visto un trailer ai quadro, non è per me. お得な月額で何百もの高品質な PC ゲームとコンソールゲームをお楽しみいただけます。東京ゲームショー2023の開催を記念して、okay. Xbox では日本のプレイヤー向けに期間限定価格でゲームパスを提供いたします。Quanto cazzo è 100 yen? Meno di un euro? Sessanta centesimi, porca vacca. Ah! 最初の1ヶ月が100円になります。PC でのプレイがお好きな方は PC ゲームパスを。Xbox コンソール、PC、クラウドゲームをプレイしたい方は Xbox ゲームパスアルティメットをお選びください。詳しくは xbox.com をご覧ください。Xbox の東京ゲームショーを楽しんでいますか？引き続きたくさんのゲームに関する最新情報をお届けします。60 centesimi sono pochissimi. Grab jump is ready. Sono di un poco incredibile. C'è carrellata di roba. Ok. Did you just feel that? 60 centesimi per un mese. Mio Dio. È per il primo mese ovviamente, però porca vacca. Hey, how's it going? Ah, musica copyright, ci ho appena pensato. Ups. Non ne va la pena sinceramente, riesco 3 gole ad ora. E spendi 400 euro in collection di Persona 4. Persona 3. Oh! Oh! Ok. Aspetta, fino a che non mi danno la data, a me non mi frega nulla di onestamente di Sixsong. Anche l'ultimo trailer di Sixsong, io non l'ho guardato, aspetto la data e basta. Quindi me ne frega poco a me. A me interessa una news di Sixsong, la data e basta, non mi interessa nient'altro. Non voglio sapere nient'altro, non voglio... Non voglio sapere quanto è lungo, non voglio sapere quanto ci hanno lavorato, non voglio sapere un cazzo, voglio tanto sapere la data. I'm Rich Lambert, the creative director on the Elder Scrolls Online. Ok. PUBG, non mi interessa. We are behind the trilogy of My Lovely Series. My Lovely... What the fuck? My daughter and My Lovely Wife are management games... Yes? With thought-provoking premise... that simulate the dark side of human relationship. We are now working on a new game, My Lovely Empress, where we took this premise and evolve it to the next level. You are the Emperor of the Crimson Kingdom, and you can resurrect your beloved fallen Empress at the price of the souls of your subjects, or betray your oath to pursue a relationship with leaders of other nations across the Empire. Either way, ma poi un gioco di questo tipo qua deve diventare famoso. Secondo you will me. Have to balance your resources and handle difficult decisions. Dove qualcuno mixa le cose giuste in una storia e in un modo di giocare un gioco del genere diventa super popolare. Un indie di qualche tipo. To keep your people come growing, to aid you in this task, you will be able to summon Yagwai or detto ciò, seamlessly blending the best of both worlds, the charm of 2D with the immersive experience of 3D. What we're creating allows us to not only honor the original vision, but sì. Also to take it. Ho visto il 3D, sono una cosa diversa. Exo Primal. Cioè, qualcuno ha mai giocato a Exo Primal qua in chat? Guarda, c'è lì. Qualcuno di voi gioca a Exo Primal? Io non ho visto davvero niente Exo Primal da quando è uscito. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Ma 実は今回2人でコラボレーションしてます。タイトルはもしかして以前に聞いたことがあるかもしれません。ここで
世界で初めてホテルバルセロナのゲームプレイトレーラーを公開します。楽しんでください。 Do you think the witch is really here in this hotel? Aspetta, here in this hotel? Suda 51. Just nod and say yes, I'd never lie to you. Suda 51 è non muoio, giusto? Look, servant, isn't this interesting? Is that me? Yes, a you from the past. That's a side effect from the loop. Loop? This place is trapped with some type of barrier that warps you back. Questo interesse? Xbox. Ok. Nulla di incredibile, appunto non c'ho mai niente di troppo importante in queste conferenze qua. Onestamente le cose che mi sono più interessate sono le dichiarazioni comunque di Phil Spencer e, non mi ricordo mai il suo nome, lei c'è sempre nella conferenza, non mi ricordo mai il suo nome. Di lei, riguardo appunto alla crescita del mercato del PC in Giappone, anche la crescita del Game Pass. Comunque le relazioni che stanno aumentando di Microsoft con compagnie giapponesi. Che ovviamente per loro è difficile farlo perché dall'altro lato c'hanno PlayStation, che è giapponese, se non sbaglio, PlayStation, giusto? Sì. Mi è venuto il dubbio. Che è coreana, no, è giapponese. E Nintendo ovviamente è giapponese. E Samsung è coreana. Non so perché ho fatto casino in questo momento qua. Quindi ovviamente hanno sempre avuto più difficoltà ad avere dei contratti e roba con compagnie giapponesi, però... Adesso ci stanno riuscendo palesemente, quindi la cosa è chiaramente migliorata. Xbox, carina come conferenza, si guardava, non mi interessavano alcuni giochi, ma non è che sia un lato negativo. Che vogliamo guardare dopo? Capcom? Square? O... Sigatrus non so anche se c'è bisogno di guardarla, perché ci hanno già mostrato roba qua. Sigatrus ci mostrano Persona 3 e Persona 5, cioè la stessa roba, no? A meno che abbiano mostrato qualcosa di Re Fantasio. Volendo Inotria anche. C'è stato Inotria? Inotria dove l'hanno mostrato? Possiamo guardare anche il singolo trailer volendo. Comunque, per adesso vince Xbox. Oltre al fatto che abbiamo visto tanto Xbox, ma per Palworld. Palworld incredibile. Nel loro canale, ok. Facciamo... Sondaggio veloce? Facciamo un sondaggio veloce, dai. Giusto, c'ho voglia, faccio io. Cosa guardiamo? Square Quenix o Cap God? Vi do un minuto, vai, sondaggio. Votate. Così vediamo cosa c'è. Io non so davvero niente di Square Enix, so qualcosina di Capcom, ma questo è tutto. Cap God sempre, madonna. So che Sora si è giocato il DLC di Resident Evil 4 negli ultimi giorni e ha detto che è incredibile. Ogni cosa che esce da Capcom negli ultimi anni è incredibile, quindi bello. Da fan di Monster Hunter sono contento. Aspettiamo prossimo anno per l'annuncio di Monster Hunter World 2 o Monster Hunter 6 o quello che sarà. Oltre al culo di Ada, pure il resto del DLC era molto bello. Ada chi è? Understandable. Non è uscito di recente la notizia che inizialmente c'era un design differente dove c'aveva una boob window qua davanti? Yes, visto, sono sempre fumato sulle cose importanti. Square Enix Asia, c'è un'altra conferenza a guardare?
Hanno lasciato un'ora di cutscene work in progress nel file del DLC. È stato molto interessante a vedere. Ah. Dove la trovo la conferenza Square Enix per bene? Sul sito inglese non c'è. È solo in giapponese questa qua? Potrebbe anche essere. Prossimi giochi su canale DLC, Dark Souls 2. Quanto? Entro l'anno? Ho già detto. Non riesco a trovarla in inglese o qualsiasi altra lingua? È sottotitolato in inglese, stava? È sottotitolato in giapponese? Ed è... tutto Final Fantasy Rebirth. Ah, ok, è la Final Fantasy Rebirth con... ah, no, no, c'è 5 minuti di altra roba in fondo. Che abbiamo già visto, che è quello di Dragon Quest. Ok. Cazzo, non ha fatta la roba. Appunto, non dico che le conferenze sono molto giapponesi per questa ragione qua. ファンタジー7リメイクプロジェクトっていうところ、もののニブ作目の。その、ファッティングストモードのコンファレンス。で、前作の1作目では、ミッドガルを脱出するまでを描いたんですけど、今作ではですね、そこからさらにで外に出てですね、ワールドマップが舞台になってますので、非常にこう広大な世界を冒険するっていう感じで、非常にスケールの大きな。リセイズがセルプライム。ですので、今日はしっかりと説明していきたいと思います。はい。では、まずね、ちょっとトレーラーを見てまいりましょうか。はい。では、ご覧ください。 Secondo, tutto giapponese, tutto Final Fantasy 7, ecco. Possiamo trovarlo anche in inglese, secondo me. Secondino. C'è un trailer da 3 minuti di 9 giorni fa. Ok. E c'è una live di 1 ora e 15, ma sembra un'altra live ancora. È un'altra live ancora. Ed è ancora più giapponese. Sono molto confuso. The PlayStation Show. Ah, è The PlayStation Show che ha senso, sì. Sì, quello del PlayStation Showcase di 9 giorni fa. Non credo sicuramente a guardare Square Enix. Ci potremmo guardare questo, ma... I think they will realize it's very good to detect. So in those cases... very cute. Strano, Tifa dovrebbe essere italiana, vero? È la segnatrice, no? So in this case you want to throw a stone so that you're able to divert the view and capture during those times. So by throwing a stone... quella è la fisica di quella roccia. Able to divert the view and capture during those times. Fatta di polistirolo. You're able to divert the view. So this is the opportunity. So during this opportunity you go and you get... abbiamo visto Square Enix, gente. Passiamo a Capcom. O meno le conferenze, le cose che hanno annunciato di Capcom. Questa qua che è in inglese? Questa qua è in inglese, perfetto. Capcom ha mostrato roba del PG, nuovo Street Fighter. Che è l'altra tipa per cui la gente sta iniziando a abbaiare, giusto? Quando esce Final Fantasy Rebirth? Non lo so, perché non c'è un trailer da basare, su cui basare. Però mi hanno detto 29 febbraio, se non sbaglio. Ok. Xbox è la più conferenza più comune, cioè più normale.
rispetto ai nostri standard. Capcom. Spoiler. We'll share news and updates on some of Capcom's latest games. We hope you'll watch until the end. Ok. Let's have a look at Dragon's Dogma, sono curioso. Dogma. Allora, la prima volta che ho sentito parlare di Dragon's Dogma era dal mio stesso amico che mi aveva introdotto alla serie di Souls. All'epoca gli stava facendo un sacco da giocare Demon's Souls, Dragon's Dogma e Skyrim. Skyrim non mi piace, Dark Souls mi piace un botto. Non so se Dragon's Dogma in quale dei due campi potrebbe finire. Hello everyone, I'm Hideaki Itsuno, the director of Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2 is a narrative-driven action RPG set in an immersive fantasy world designed to place player choice at the heart of the gameplay experience. The action gameplay is designed to challenge your creativity, and although this is a single-player adventure, AI-controlled companions will accompany you throughout the experience. Today, I'd like to show you a little of what you can expect from the world of Dragon's Dogma 2 with this new gameplay footage. In Dragon's Dogma 2, up to three AI-controlled beings called Pawns can join you on your adventures. Perché Pawns? Perché Players can choose from four starting vocations that determine how they will play. Of course, you will be able to change your vocation at any time by visiting vocation guilds. For now, let's look at the fighter vocation. Wielding a one-handed sword and shield, the fighter excels in melee combat. As a fighter, you can cut down enemies with a sword and protect yourself and your party using your shield. As we keep going... we can see some harpies in the distance. As an archer, you'll be better suited to take down enemies above you. Let's see what they can do. The archer is a vocation that uses a bow and arrow to attack enemies from a distance. C'è un po' troppo spesso. The archer is a... Cosa fa Freccia qua? Come... Come... Come la usa Freccia? Non mi torna molto. Ah! That uses a bow and arrow to attack enemies from a distance. Ogni volta che spara mi confondo un po'. Make full use of your arsenal, including exploding or blighting arrows. You can also aim at your enemies like a third-person shooter. The monsters of Dragon's Dogma 2 behave organically in the world around them, and will even react to players by using their wits against you. Dubito possiamo farvi di tanto, però. Next, I would like to show you the mage in action. Mages excel at long-range magical attacks, as well as healing and support spells that bolster your party with various enchantments to give allies an advantage in battle. The more advanced and powerful the magic is, the longer the incantation will take. Overkill. È un piccolo goblin, ma che t'ha fatto? Will occasionally act with other inhabitants of the world. What's this? We're trapped. Trap. Dove cazzo è uscito? Sta dormendo sotto le rocce? Lastly, let's take a look at the thief. As a thief, you use daggers to strike at your enemies, relying on agility and quick attacks.
La Madonna. Use swift step to quickly move away from enemies after an attack. The key strategy for the thief against massive monsters is to find openings and cling on to the enemy to deal damage. Ah, puoi aggrapparsi al nemico. Fighting head on is always an option, but it's a good idea to utilize the environment around you while engaging with enemies. Acqua, non è incredibile. Vabbè, esteticamente non è niente di rivoluzionario. And the particular monster you're up against, each encounter challenges players and their party to use their creativity to succeed. Two nations. Non lo so, mi sembra molto scriptate questa cosa. Vedo due che. Cioè, non è. Tiaso dei Kingdom. Vedo due. Vermund, the human kingdom, and Batal, the land of Beastrin. In Vermund, the Arisen who slay the dragon have ruled as kings for generations. This land of lush meadows and rolling hills is ripe for exploration. In contrast, Batal is a rugged canyon nation with a city built on the site of ancient ruins. It is home to the Beastrin and their unique culture. The nation of Batal offers players a different experience from the human kingdom, with diverse environments to explore and monsters to encounter. In your adventures, you might come across people who call out to you. Have you some business with the apothecary, sir? Other times, you might receive quests from people who you aid. Hey, sir! May I have some pottery? My heavens. Thought I'd never make it. If I might be so bold as to impose upon you again, would you be willing to accompany me to the cenotaph and safeguard me from harm? No. Pawns with knowledge of a quest may be able to guide you to the right location, but it is up to the player to decide whether to follow them or not. Pawns support you throughout your adventures and may come to your aid when you are in trouble. To complete your quests, you can ride ox carts to travel to major locations. But be aware, as you might get attacked en route to your destination and have to decide how to tackle the situation. During the ride, you can choose to close your eyes to quickly arrive at your destination. Time is ever passing, even while riding an ox cart, and the environment around the player constantly changes. Nighttime is especially dangerous. Non vedi un cazzo. With no light to eliminate your surroundings, you will be enveloped in pitch black darkness where you can't even see your feet. Also, there are dangerous monsters that only appear at night, so you need to be careful when adventuring in the dark. If you have a camping kit, you can find a campsite to spend the night and recover your health. Good evening, Arisen. Non mi aspettavo quella voce, pensavo fosse un uomo. Tis the honor of my life to share your journey, Arisen. Comunque è sapete perché pensavo fosse un uomo? È Pedro di One Piece. Ecco perché pensavo uscisse fuori la voce da maschio. È Pedro di One Piece. Di un vicino fuori di testa. È praticamente uguale. Tis the honor of my life to share your journey, Arisen. To wrap up, I'd like to introduce some advanced vocations that become available as you progress in the story. Ok. Per adesso non mi convince troppo. Mi ispira di sicuro. Mi ispira di sicuro di più rispetto a un Skyrim o giochi Bethesda. Ma non mi convince 100%. Perché comunque sembra un pochino legnoso. Ed è difficile passare dai giochi Souls a altra roba. Quindi. Physical attacks. A good all-rounder, they use their duo spear at close range and magic at long range. They can also use classi mixate. Enemy's movement or throw multiple items at once. Figo. Ha senso però. Lancia cadavere. Archer is a vocation that further specializes in long-range attacks with magical arrows.
On top of healing and providing support to your allies, they can learn a skill that releases a powerful attack over a wide area in exchange for reducing their own maximum HP. Ah, sono frecce quelle lì, ok. There are other unique vocations you can look forward to. We have a playable version of Dragon's Dogma 2 at the Tokyo Game Show Capcom. Simplemente sembra interessante, ma non mi convince ancora al 100%. Cioè, è un unico giochi dove se quando esce non lo giocherai mai day one, ma se tutti ne parlano come la nuova venuta di Gesù Cristo ci penserei a giocarlo. Però non è il 100% per me come gioco. Dragon's Dogma 2 is being developed for PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S and Steam. Non ha gen. Please stay tuned for more information. Thank you. La cosa interessante è che sembra che si possa fare un sacco di roba. Cioè, combinare archi con magie in modi particolari. Ci sono molte magie, ci sono molti modi in cui interagire comunque con i combattimenti. Cioè, la cosa interessante sembra il combattimento, ma proprio il fatto che il combattimento non mi convince 100% è quello che mi limita un pochino a interessarmi. Perché purtroppo a me in questo genere di giochi mi piace molto il combattimento Souls-like, perché quella strategia di combattimento in tempo reale, avere ogni nemico che ti può uccidere ed essere da solo contro tutto e tutti, in una situazione molto unfair, però con tempo molto fair, è per me incredibile. È davvero per me difficile tornare indietro a vecchi giochi in vecchio modo, come potenzialmente questo Dragon's Dogma. Sono cose diverse, però preferisco talmente di più quella Souls-like, il lato Souls-like, che faccio fatica a tornare all'altro. Resident Evil mi dispiace, ma non conosco niente Resident Evil, quindi non credo potrei aggiungere niente di importante. E se non l'abbiamo già visto prima? No, credo ci sia motivo di guardare lo stesso trailer anche. Forse non c'è scritto che usciva il 25 gennaio. No, mancava la data nella conferenza Xbox. Così. Fa un po' di casino, vabbè. Approfondimento del gioco. Monster Hunter. Non mi interessa anche se è fuffa, ma mi interessa perché è Monster Hunter. Credo che sia fuffa, però voglio un guardarlo. Next, we have some news on the Monster Hunter series. Nulla di concreto, ma voglio comunque sentire. First, let's take a look at this video. Hello everyone. My name is Kano, and I'm the director for Monster Hunter Now at Niantic. Monster Hunter Now was just released this September. Have you been enjoying it? If you haven't, yet, il logo. You can download the game for free on the App Store and Google Play. You can download the game for free. Ci sono le strade, ma sopra applicata la texture come se fosse una giungla. Sono strade. Fammelo giustificarlo come sono i mostri di Monster Hunter che hanno invaso il nostro mondo, tipo qua dietro che c'è il Rathalos nel Giappone. Non trasformare il Giappone in una giungla e con spiazzi pure di neve, che senso ha? On the App Store and Google Play. Gatto! The theme of Monster Hunter Now is that the world of Monster Hunter has come to the real world. You can go hunt giant monsters like Rathalos and Diablos in your own town. Of course, you can also rally with others to hunt in groups of four. Also, with the unique AR camera function of Monster Hunter Now, you can take pictures together with your favorite monsters, like this. Oh mio Dio, mi ha sbloccato una memoria incredibile sta cosa qua. Io da piccolo utilizzavo un programma di editing delle immagini per prendere tipo delle foto di viaggi che aveva fatto mio padre e ci photoshoppavo dentro, ma non era Photoshop perché era qualche altro programma, mostri di Monster Hunter. L'avevo completamente rimossa come cosa. Cosa utilizzavo? Sputato ovunque. Cosa utilizzavo per farlo?
Perché facevi copertina di serie lunga anche da piccolo? Non lo so, perché tutte le idee e creatività che ho mai avuto ce l'ho avuto da piccolo. Ogni cosa che faccio adesso sono le stesse cose che faccio da piccolo, semplicemente non me lo ricordo neanche più che ho fatto roba del genere. L'inizio delle mie copertine sono quelle, quindi. Ho iniziato a fare copertine delle mie serie lunghe all'età di 8 anni, io. Appena realizzato sta cosa. Voglio vedere quelle foto, non credo di avercele più. Non penso proprio. Huh. Even if your smartphone doesn't have a special sensor, you can take more realistic pictures with actual depth. I hope you'll... Ogni cosa che faccio adulto l'ho iniziato a fare da bambino comunque, porca vacca. C'è anche il modo con cui giochi nel modo sbagliato, ho iniziato a fare da piccolo. Io prendevo... Che te l'ho già raccontato come cosa, mi fa sempre ridere. Io prendevo SSX Tricky, che è un gioco di snowboard, e invece di fare la gara dove cercavi di casomai migliorare il tuo tempo, fare più punti, roba simile, io prendevo il gioco di snowboard, arrivavo fino alla fine della gara, non passavo il traguardo, e poi, forzando il gioco, cercavo di riscalare la montagna andando al contrario. Ditemi che non è la stessa logica di quando io gioco a Mario Galaxy e cerco di rompere il gioco e skippare roba ogni singolo secondo giocando nel modo più sbagliato. È la stessa cosa. Give it a try. Sempre fatto. Finally, here's a sneak peek at the latest Monster Hunter Now news. Anche Monster Hunter faceva le stesse cose. The next major update is slated for December, with many more monsters and new weapon types planned. Di Sunbreak. Va bene. Comunque, CGI. Hear that? That's the roar of the monster next to come. Monster Hunter Now has Monster Hunter Now planned for every season, with plans to add more. Non ho abbastanza memoria di Monster Hunter per dire che creatura è questo ruggito. And new weapon types planned. T-Rex. Zinoga, c'era vicino. C'era vicino. Il fatto è che non so neanche cosa c'è nel gioco base, quindi devo passarmi sul niente. Monster Hunter Now has large updates planned for every season, with plans to add more monsters and weapon types in the future. Please look forward to it. March 2024 will mark 20 years since the release of the first Monster Hunter in Japan. E lo gioco da tipo... To the hunters all over the world, thank you. 19. Il gioco Monster Hunter da sempre. The Monster Hunter 20th anniversary logo and the first piece in the 20th anniversary art series with a spotlight on hunters. Credo Portable sia in Giappone. Da noi era Monster Hunter Freedom. Io ho iniziato da Monster Hunter Freedom, che è il primo Monster Hunter che ho giocato. Questo è Freedom 2. Questo è Freedom Unite. Questo è Monster Hunter 3. Questo è Portable 3rd, mai uscito in Europa. Monster Hunter 4 è arrivato, 3DS, Ultimate, Cross, Double Cross, ci è arrivato a noi per fortuna, World, Iceborne, Rise, Sunbreak e... Oh! Rojo! Non lo annunciano, purtroppo. È una fregatura che hanno fatto sta carrellata di giochi e non ti annunciano neanche il gioco nuovo. È da stronzi. Non dei bastardi. Gacha. Potrebbero farlo un gioco di Monster Hunter Gacha, non mi sorprenderebbe. È una questione di tempo in realtà. So please stay tuned to our official site. We hope you continue to enjoy the Monster Hunter series. Però per me Monster Hunter World 2 è all'orizzonte, cioè è il prossimo gioco di Monster Hunter principale. Next, quasi sicuro. We have some updates on our recently released game. Nope. Exoprimal.
Street Fighter Collab, Overwatch collab con Monster Hunter. Ok, cerca di fare più collab possibile per giustificare l'esistenza di Exo Primal, ma non credo ci siamo ancora riusciti. Here's some hot new information for Street Fighter 6. Non ci gioco, quindi non ho interesse. So che lei è il nuovo personaggio annunciato. Let's see what kind of fighter Aki is. Ok. Hai mai giocato ad Ark? No, non mi interessa molto Ark. Legend! Rashed. Goku! 24. Goku! Goku. Street Fighter. 40esimo anniversario. Che è sta roba? The digital theme park Capcom Town is currently open to celebrate our 40th anniversary. Parco digitale? Inside the museum, you can view game design documents. Oh, ma che figo! And play nostalgic games for free. All of us at Capcom are excited for you to visit. Che figo di poter vedere la roba ufficiale a quella risoluzione. Next, a reminder about Capcom ID. Capcom ID is a Capcom shared account service necessary for playing Exo Primal and using the online functions of Street Fighter 6. Okay, pensavo fosse una cosa diversa, ma vabbè. That's all the news for today. No, non è vero. Keep an eye out. Hey, let's not forget about our other upcoming titles. That's all for our event today. Thanks for watching. Non è vero, c'è altro. The fuck? Cosa? Va avanti la conferenza, non è vero? Sono proprio il gioco strano assurdo di cui non ho capito niente. Se riesco a capire qualcosa di nuovo sono contento onestamente. Quindi guardiamocelo questo. Che non ho ancora idea di cosa sia. Sole ferma le mani. Ampim, grazie del Prime per 5 mesi. Thank you. Ok. Mi piace l'elmo così. È figo. In generale mi piacciono le maschere, quindi... carino. Vorrei un peluche di queste belle creature. Ok, questo tipo qua di combattimento. Ok. Dal primo tele poteva essere tutto. Questo adesso ho già visto. Io non l'ho visto invece. Quindi me lo sto guardando un attimo per capire cos'è Path of the Goddess. Non mi convince molto al gameplay. Estetica interessante, non mi convince molto al gameplay. Megan Man. Uno di questi Megan Man qua non mi interessa. E questo è tutto per Capcom. Ok. Che ci manca? Ci manca qualcosa di importante adesso? Abbiamo visto Capcom, Square per quello che c'è Square, Xbox che era la conferenza vera e propria. Cosa ci sarebbe di altro? Ci sarebbe Enotria, o come si chiama, che è il gioco italiano che è stato presentato con un trailer, vorrei guardarmelo quello lì. E il Souls-like italiano, quindi vorrei comunque controllarlo. Ma se Gatus c'è qualcosa da guardare, perché abbiamo già visto roba riguardante i due persona. Um...
Sega New Special. Vediamo un secondo, forse c'è qualcosa. C'è di più, ok. Mi fido. Cioè, vedete, sono conferenze molto giapponesi, eh. Let's start. We are going to have a latest title, Sonic Superstars, which is a Sonic series, which will be launched on Tuesday. Pure la reaction image, eh. Hello everyone. Però non potete farlo doppiare così, fatelo pre-registrato se dovete farlo doppiare. Non credete che stavolta deve fare live traduzione. Okay. C'è Sonic, vabbè, Sonic non mi interessa onestamente, che non sono un personaggio da giochi di Sonic, mi dispiace. Bridge Island. Ok, now the game started. Grazie, voce in inglese. Ok, Sonic. Ma ho mostrato un sacco di Sonic. Vabbè, ci sta. Buono per il fan di Sonic. It makes us weak with joy. It breaks our. Sonic? But for those on the sidelines, football is the relentless pursuit of progress. Cos'è questa? Cos'è questo ritaglio? C'è la zanzara in stanza di nuovo. Fuck! Ok. Ah, è Football Manager probabilmente. Ok, possiamo skippare football. It was really real and we have other game we want to. Che green screen comunque hanno, eh? Vuol dire CGI? Nakama? One Piece? Non è One Piece. Endless dungeon, suini dojo. Nakama to tomo ni endless ni semari kuru monster. Isometric non mi interessa. Ok, siamo a Persona 5, ma non mi interessa vedere altre Persona 5, quindi questo no, non mi interessa. Mi sembrava un dito dalla preview questo cuscino qua, ma non è un dito. Persona 5, ok. Ah, like a dragon? The gameplay then. So now it's starting. Sure, posso guardarmi un secondo di Like a Dragon, qualcosa di più concreto. Sono curioso. Questo è tutto, gente. C'è altro. Fuck. Mi ha pizzicato perché mi prude qua. Zara di merda. Guarda il trailer fuori da Diet di persona. So I cannot stop smiling because I'm so excited. Doppiato senza, cioè tradotto senza anima. Non riesco a smettere di sorridere perché sono così contento. He says Aloha Beach. Che lip flaps. Paradise on earth. Ok, let's attack. E a turni? A turni? Ok, this is just a normal attack. E adesso è il combattimento! Now I'm swimming. And they are going to. Ok. Ci vuole dire perché non si vuole conferenza in giapponese. Inotria, come si chiama? Inotria della Song. Quale trailer devo guardare? Official trailer, credo sia questo qua. Creo può rompere scena di combattimento a turni e farlo diventare un action. Figo.
C'è il loro canale YouTube. Ok. Lo trovo su IGN, non riesco a trovare il loro canale ufficiale. Ah no, ce l'ho, c'è. C'è una conferenza di 40 metri. Conferenza a 40 metri guarda il gioco, mi sembra un po' tantino. Preferisco guardare onestamente un 3-3 minuti. Questo va bene. Pasta Frolla, grazie del Prime per 4 mesi. Forza Roma. Concordo perché non mi frega niente a me del calcio, quindi vi do tutto valido. Hello and welcome to the Inotria the Last Song Tech Showcase. I'm Stone Stonoff, game director at JAMA Games. And today we're gonna take you on a journey through all of the improvements we made as we transition to Unreal Engine 5. Ah, è fatto con l'arena. We're gonna start off with our main character. You can now clearly see the markings of Ardore, the fantastical power that you can channel for spells, buffs, or to alter the very world around you. Okay. Our unique masks and loadouts feature also makes a public appearance for the very first time. Masks are... In quello da 47 minuti c'è più gameplay. Figa, spero, perché sai 4 minuti e basta. Se non gli altri 43 minuti che cacchio fanno? Deep piece of gear dropped from powerful enemies that serves as the center point of up to 3 customizable loadouts. Questo potevano mai farlo come come cutscene. Each loadout. Che cazzo hanno messo questa qua? Perché? Ma scusatemi. Ma qua c'è il vestito che si compare, perché avete scelto questo qua? Each loadout has its own appearance, passives. Poi è incredibile se lo vedi esteticamente avvicino a sta qua, è molto bella, però. And slots where you can put perks and abilities to make your build unique in terms of playstyle. A warrior wielding a massive heap of raw iron, a swift rogue dishing out single target damage. Bello il l'albero. Why not all three? Come estetica. You also wanted to ensure that underneath the weirdness, we have rock solid fundamentals, so we've redone most of our core gameplay systems. Movesets now take advantage of motion capture, and the blending between moves is smoother, improving the look and feel of the main character. È ancora un po' legnoso, però ci credo che abbiano un po' migliorato. Our chainable parries allow you to adopt a push forward. An aggressive playstyle. Tutti stanno parlando della Sekiro comunque. Però avevi ragioni, perché probabilmente lo voleva prendere in parte anche Elden Ring, ma poi non ho fatto in tempo a farlo. Tutti vogliono fare parry di Sekiro, perché sono la cosa più figa del mondo. Lo capisco, però interessante. Fully encourage. Perché anche in Lies of P, da quel che ho visto, che c'è una cosa simile. Enemy design has also benefited from the integration of motion capture in our pipeline, expanded AI behaviors, and a little bit of weirdness to spice things up. Molto strano vedere roba così italiana. Our arsenal of weapons has been expanded with additional movesets from Swift Sabers to my... Perché appunto questo è un gioco italiano Souls-like. Estremamente ispirato a Sekiro, Dark Souls, roba del genere, ma è italiano proprio come gioco. My own personal favorite, Colossal Weapons. Now, it wouldn't be an Unreal Engine 5 video without the obligatory Nanite and Lumen mention. The adoption of new pipelines allowed us to take full advantage of this amazing new dimension. Perché qua cammina così lento? The adoption of new pipelines allowed us to take full advantage of this amazing new technology and punch way above our weight, given our team size. Alongside the tech, we iterated on our art direction. We now use bolder colors, more dramatic staging, and a much greater emphasis on environmental storytelling to be more in line with the genre expectations while still staying true to our Mediterranean core. Meditazione è molto bella, non c'è niente An da dire. Excellent showcase of this is Quinta. Probabilmente preferisco queste qua rispetto a Lies of P. Da quel che ho visto di Lies of P, penso di preferire queste. Our opening area, where we've tested out our new approach to really bring the City of Eternal Celebration to life. We really can't wait till you can explore the diverse world of Inotria, from the Mediterranean beauty of the Felician shores to the secrets tucked away in the shadowy depths of its grandiose architecture. Bosses are the culmination of everything mentioned so far. From dev. Sto mettendo molto in pausa, però scusatemi. Mi fa strano, però, vedere un gioco Souls così tanto di luce. Perché l'unico gioco di From dove c'è luce senza troppo casino in mezzo è forse Sekiro.
dove ci sono dei punti in cui appunto filtra la luce del sole, ma non c'è mai un cielo così pulito, terso, con un cielo blu in questo modo. Quindi è strano vedere comunque il concept di un gioco Soulstack, ma adattato e applicato a un'estetica così differente. Dark Souls 2. Ah, vabbè, Dark Souls 2 però è diverso. Secrets, è la terra nera, quindi la prende anche così azione. Bosses are the culmination of everything mentioned so far, from devastating attacks to... Elden Ring sni, cioè c'è giorno, proprio guardi il cielo è questo mix di colori gialli, verdi, con sfumature nere ovunque. Cioè sì, c'è la luce, ma... Awe-inspiring arenas, each boss hides a new secret and new exciting challenge to overcome. And like everything else in Inotria, they're based off of the rich and diverse Italian folklore and history. We have many more surprises outside the scope of this video, which we will... Tipo qua con Penetral Buff, ma non è un problema. Cioè, questo che cazzo ne frega se si compenetra il buffo? Cioè, forse potresti fare la cutscene dove introduci il personaggio non con il buffo che si compenetra. Però qua me ne frega niente. Quando invece mi mostri il vestito per farmi vedere quanto è figo il vestito, potevano starci attenti, non so. Video, fa strano. We will gradually reveal as we get closer to our release date. Thank you very much for joining us for this development update and see you next time. Allora, mi ha convinto di più questo trailer che il vecchio. Dubito comunque che possa battere in qualsiasi modo i Souls, ma perché appunto è un team piccolo ed è impossibile una cosa, ma perché ha un livello di lavoro dietro è gigantesco e è anche un lavoro estremamente difficile, perché copiare un Souls-like e paragonarsi a From Software sono dei giochi che sono diventati famosi per il gameplay puro e per come funziona il gameplay puro, che è ovviamente la cosa più difficile da ricreare, perché è quella che chiede più lavoro, più tempo, più impegno e roba simile. Quindi è sempre difficile cercare di fare un Souls-like per questa ragione, però sembra figo. Onestamente sono curioso, voglio guardare adesso i 47 minuti. Non tutti, ma lo apro un secondo per curiosità. Ripeto in giapponese. Sono streamati in live, quindi la qualità crolla purtroppo. Che è un peccato, adesso vorrei vederlo 4K perché lo è palesemente. In italiano questo è meglio. C'è in italiano? Secondo? Dove lo trovo in italiano sta cosa? Sullo cash sento questo qua. Doma Kingo, grazie per il Prime. Thank you. C'è italiano, inglese e giapponese. Oh shit! In cosplay! La musica. Che strana musica. C'è il mandolino. Perché ha nascito la tarantella? Perché è ambientato ad Enotria, una specifica regione del sud Italia, tipo.
そして世界観を表現した鈴宮春日のユーチューブで大人気の杉田智和さんに冒頭で上映したこのトレーラー日本語ナレーションを依頼しました。Stesse cose di prima mi sembra? Questo trailer? Dov'è il team sviluppo? Jamma Games. Jamma Games, no, Jackie. Penso sia il CEO Giacomo Greco. Basile, business development manager Jamma Games. Edoardo. Italianissimi. Business game manager. Andrea Beneducci, executive producer di Jamma Games. Producer. Producer. Sono pubblicati da Sega? Una collaborazione. Oh, qua c'è del gameplay. Soyan, what is this? Ah, these are the resting points. You'll be seeing these a lot. Non mi dispiace l'HUD. She's feeling incredibly nervous. I'm playing this kind of game on the big screen. Huge screen. Oh. Don't worry. Enjoy the sights. Ah, thank you. So cute. Beautiful. Stoyan, are sunflowers a very common thing in Italy? Yes, but not all. Later on you're going to see some beautiful beaches and maybe more. Himawari ha ma Italia da taxa. Palle, non funziona mai la spazzatrice. And maybe more. Ah! Scarlatte Violetto! Con il sviluppo. Sono quasi per mettere a posto. はい。さて、あ、敵です。おりゃあ。Mi puoi? Aspetta un secondo, giusto per capire. Hanno una barra quindi della destabilizzazione. Quando li destabilizzi puoi fargli un repost. Non è evidentissimo perché gli dai il primo colpo, si gonfia. Si riempie la barra, si riempie la barra di blu e poi dal secondo colpo e lo staggeri, però invece di venire piena e fare tipo un effetto di qualche tipo, fatti capire che è successo, ritorna a zero in automatico, che non è ideale, però. Nice. You can see you got a powerful buff here, blowing them in your arms. Every time you execute an enemy, you're gonna get a powerful buff for a set amount of time.敵を毎回倒した後にですね、まあバフ、アルドールというバフが手に入ります。これ時間制限があるので。Ogni volta sconfigge un nemico ottieni un buff che ti potenzia per un periodo di tempo. Look, resting point. 休憩ポイント見つけましたよ。Mi fa strana la telecamera così distante dal protagonista? Maybe let's take a short break and examine the menu. ちょっと休んでメニューでも開いてみましょう、はい、ここで休めるんですね。そしてロードアウト。お、この画面は一体 OK What is this screen? This is our single screen loadout. Your entire build in one place. So it's very easy for you to theorycraft and come up with new ideas. まあスタートボタンを押すと Hai arma primaria, arma secondaria, amuleto o quello che è comunque diciamo è l'anello di questo gioco. Oggetti attivi, maschere, basta, non c'è il resto dell'armatura a quanto pare. Forse cambia tutto insieme, avrebbe anche senso. Con buff collegati? Skill? Ma tutte le load out ga tatta hitotsu no kamen de mireru koto ninaru node, ma jibun no ne ano tsukaitai ano kamen da to. Dopo in giapponese non posso leggere. Ichidan de zenbu kakurin dekimasu. Credo che qui adesso ci siano anelli. Questi? Oh, kamen ga kawarimashita. Oh, my mask changed. Exactly. You can have up to three of these at any time and customize whatever you want. Ah, c'è puoi fare proprio delle build e averli come slot salvati. Carino. The Red Pollet, grazie per 4 mesi. Il comeback, finalmente abbonamento a gavetta. Thank you. Nice.
Ok. Però se anelli sono tanti. Cioè, per questo pensavo che questa fosse l'anello, perché è uno. Sei sono tanti. Questa potrebbe essere sì un potere di qualche tipo. Ehi. E puoi cambiare build al volo? Ok. Cambiando maschera cambi build al volo. Ah, ok. Quindi io non farò tanto una build di merda, ne farò tre insieme. Ok, buona sapersi. Ok. Quante cure hai? Ah, sono queste qua le cure. Non questa, questa non so cosa sia. Quanto giocano? Boia! Andiamo al boss. Almeno una mediocre la fa, non dico buona ma mediocre. Ho fatto la build peggiore del gioco in Elden Ring. Ma il fatto è che so fare anche build buone, tipo nei giochi From, però non volevo farla la build classica. Volevo fare roba strana e fare il personaggio eccentrico con Mobambiti. Sta giocando lui, ok. Allora, non so se mi convince questo ibrido strano Souls-like Sekiro. Sekiro è incredibile perché è di un frenetico fuori di testa. I Souls-like invece sono lenti, dove devi studiare il nemico e reagire di conseguenza. Mixarli, ho paura che crei appunto un mix che non è né cane né pesce. Non dico che non possano avere delle cose positive che uno prende all'altro, ma mi fa un pochino strano ora come ora. E la madò! Non si aspettava morisse. It could be a bug. It was probably a bug. Don't worry about it. One more try. One more try. Che stress comunque. Ti sei studiato la boss fight per mesi e mesi, ovviamente a farlo sul palco e poi devi riuscire a farla per bene, poveretto. Sì, anche il boss c'ha poche mosse. Non lo so. Ah, this is our special stagger meter. You can fill it up by parrying or dealing special damage. Questo è importante che ci sia. Ci deve essere Elden Ring. Ma vale vale game da bundan to yonderu in desu kedo. Ma parry o kasaneru koto, chain parry nado mo dekiru in desu kedo. Parry o kasaneru koto ni ma tamatte iki. Kore ga full ni tamaru to aite no ma posture ga kuzureru という. Narudo. Hai. Ja, kono boss wa parry ga juyou nan desu ne? So desu ne. Wa sarà un boss iniziale. Sì, sarà un boss iniziale, quindi ovviamente non può essere troppo complesso. Però dillo a Sekiro che non può essere troppo complesso. Oh, nice. Ah, itai no haerimashita. Sa, kokkara desu yo, kokkara. Fase 2? Ah, c'è una seconda fase. Ogni tanto può tirare fuori il potere rosso e colpirti con roba strana. Ha usato un'abilità per colpire da istante? Stronzo, volevo punire il boss. Piacerebbe giocare a Sonic Frontiers? No, non penso. What the fuck? Eh?
素晴らしい。すごい。おお。ま。Secondo. Ha usato l'abilità o l'ha ucciso? Ah no, ha usato abilità tutte forti a fondo, quindi se vedete ha fatto un botto di danni, tutti in un colpo. Perché ha fatto colpo da distante con la balestra strana e poi incantesimo potente che ha fatto un botto di vita. Anche ambito, sì sì, ci sta. È interessante, senza alcun dubbio interessante, mi ispira di sicuro più adesso di quanto non avessi visto inizialmente il primo trailer riguardante il gioco. Non mi convince ancora al 100%, ma non lo so, è perché di base non so come funzionerà bene questo mix tra parry di Sekiro e attacchi normali di alla Souls-like. Se lo facesse From Software direi subito cazzo geniale, incredibile, perché è il futuro che avremo di sicuro da parte di From Software, penso. Prima o poi avremo un gioco del genere. Però di loro mi fido, c'è tutta la ragione del mondo di fidarmi. Di altre persone che invece fanno ispirandosi e fanno, prendono diversi pezzi e mettono insieme, ho paura, ma vedremo cosa succede. Se leggermente di parte su From, però sono leggermente di parte per ovvie ragioni. È come per Armored Core 6, io ho giocato Armored Core 6 solo perché c'è dietro From e ho fatto bene, quindi cioè non ho motivo di pensare a fare una cosa sbagliata con i From se fanno una cosa del genere. Però molto interessante questa Inotria. Di sicuro le ambientazioni sono la cosa più interessante di quello che ho visto qua, era molto molto carine. Figo. Molto figo. C'è qualcos'altro da vedere del Tokyo Game Show? No, vero? Che abbiamo visto tutte le cose importanti. Secondo te si sta parlando poco di Armored Core? No, ha avuto un buon successo. Non parleranno mai di Armored Core come per Elden Ring. Elden Ring ha occupato un intero anno, Armored Core non è la stessa cosa. È normale. Mi sembra il trailer di Yakuza fuori conferenza. Ok, Yakuza 8 trailer. Like a Dragon 8? Cosa devo guardare? Quello da 10 minuti? Infinite Wealth. C'è un 3 da 10 minuti di Infinite Wealth. 10 minuti mi sembra un po' tanto. Neanche un nuovo di Persona 3. Ma perché non li mostrano durante le conferenze di trailer comunque? Non capirò mai le conferenze giapponesi organizzate così. Non so comunque se mi interessa l'audio di Persona 3. Non so se mi interessa questo. Non so cosa volete che io guardi e non... Cioè, in ogni caso non mi interessa, quindi non so se ho motivo di guardarlo. Che sia tutto allora per il Tokyo Game Show. Tokyo Game Show di quest'anno, meglio o peggio rispetto agli anni scorsi? Onestamente meglio perché c'era Xbox. E quindi abbiamo avuto almeno una conferenza organizzata in modo normale, con cui siamo abituati, con un buon ritmo, comunque vari giochi e roba simile. Quindi da questo punto di vista qua, meglio. Giochi che mi interessano pochi, Persona 3 Reload... Futuro annuncio di Monster Hunter, ma non è proprio un gioco quello lì. E forse Dragon's Dogma, ma per adesso no, anche Dragon's Dogma. Inotria forse, ma vedremo. Posso avere un aumento per comprare la Collectors di Persona? L'aumento sarà il fatto che potrò Persona 3 dovrei fare 80 video.
Quello è l'aumento. L'aumento di lavoro. This is my payday. Tutto increccato. Fa un freddo tremendo. C'è stata temperatura tipo 17 gradi qua adesso. Fa troppo freddo. Ok, quindi siamo in pari con tutto. Basta, non è che sia molto alto da tirare allora, guardo. Aumento di lavoro, quindi puoi abbassargli la paga per video singolo. Esatto. Esattamente, funziona così, chiaramente. Basta, in realtà si ricorda di tutto. Abbiamo qualcosa da fare oggi? Non lo so. Comunque, ho iniziato a lavorare al video di Unity per cercare di fare un video riguardo. Sto cercando di mettere insieme tutte le informazioni nel modo corretto. È un casino gigantesco. È un cazzo di casino gigante. È di un difficile mettere insieme tutto. Perché voglio che il video sia... in discussione leak di Microsoft farò c'è un intero video in produzione riguardo. Sto editando solo, non ti preoccupare. Però il video di Unity voglio che sia introduzione, cos'è Unity, come funziona, dai, proprio il minimo contesto base. Poi seguito annuncio del 13 settembre, quello che era casino varie, reazioni della community, problemi, analisi della situazione, roba varia, responso e poi cambio del responso qualche giorno dopo con nuovo funzionamento attuale, comunque problemi con quello attuale, comunque problemi che c'ha Unity e comunque roba generale. È un casino fuori di testa perché c'è troppa roba. C'è troppa roba. Perché anche lì ci sono dichiarazioni del tipo, quello che mi fa troppo ridere è intervista ufficiale tipo al CEO, comunque la persona importante di Unity, che gli chiedono: ma quindi è vero il fatto che quando i sviluppatori, anzi uno user andrà a installare molteplici volte il gioco, anche lo sviluppatore dovrà pagare molteplici volte questa tassa sopra il gioco? E quello che risponde l'intervistato è: no, non funziona così. Soltanto la prima volta che viene il gioco installato dovete pagare la tassa. A meno che il gioco non venga installato sopra un'altra console o piattaforma o macchina, in quel caso dovete pagare un'altra tassa per ogni installazione. Che cazzo significa? Vuol dire ci sono più installazioni? No! Ok che non lo puoi fare all'infinito sullo stesso computer, però comunque è la stessa cosa, non cambia un cazzo. Puoi dire di no e puoi dire di sì con le parole. Casino gigantesco. La regola della prima installazione è per device. Sì, però è comunque stupida come logica. Perché è quello lì il problema. Se io compro il gioco su Steam, lo installo sul mio computer, lo installo su casomai il mio computer portatile, sempre sul mio account Steam, e poi lo installo anche sul mio Steam Deck, sempre con il mio account Steam, lo sviluppatore deve pagare tre volte e lo compro il gioco una volta. E questo qua è il problema comunque. No, non c'è più questa cosa qua, l'hanno cambiato tutto completamente, quindi non c'è più questo problema. Però è stupido. Perché volessi sapere qual è la situazione attuale, perché appunto anche io ho incasinato, non capivo cosa successe. Da quello che ho capito adesso c'è semplicemente una tassa in percentuale sui guadagni del gioco oltre a un certo limite che è abbastanza alto. Tipo 2,5%. È anche lì un pochino strano, però è del 2,5% o è in base al numero di giocatori e utenti attivi sul gioco nell'ultimo mese. Però non hanno specificato in che senso. Quindi, ok, che ci sta, non è male come cosa, perché ad esempio Unreal Engine ha una tassa del 5%, diciamo, ha un fee del 5%, quindi tecnicamente anche meno di Unreal Engine, però e non ci sarà più occasione comunque di molteplici installazioni, roba simile. È soltanto al download e alla aver comprato il gioco. Non funziona per tutti i casi strani come demo, giochi fatti a gratis e roba simile. Ed è come dovevano annunciare la cosa sin dall'inizio. Però comunque un casino gigantesco.
Ora scelgono di sviluppatore se vogliono dare la percentuale al 2.5% alla tassa sui nuovi giocatori. I numeri sono self-report, quindi Unity non va a contare le installazioni. No, da, anche quello che hanno dichiarato loro è il numero più basso tra i due. Perché anche, se scegli lo sviluppatore sarà sempre il numero più basso, per avere ragioni. Però hanno detto loro il numero più basso tra i due. E se con la percentuale del 2.5% dovrebbero dare $100,000 con il numero dei giocatori, che non so cosa significa, devono dare $10,000 e possono dare $10,000 e basta. Che è meglio. E anzi, la cosa più importante, non funziona in modo retroattivo. Cioè, funziona soltanto con le persone che utilizzeranno Unity 2024. Il team chair che sta sviluppando Silksong con Unity 2023, o quel cazzo che stanno utilizzando, non andrà a essere in nessun modo toccato anche da queste cose qua. Quindi non ci dobbiamo preoccupare che debbano iniziare lo sviluppo da zero. Per fortuna. E non funziona neanche su giochi già stati pubblicati con il vecchio TOS. Quello era un grosso problema. Yo, what up, fat cock? Tutto bene. Almeno quello, si gode, sì. Almeno quello era proprio il minimo indispensabile, era il funzionamento normale delle cose. La cosa più assurda che ho trovato, e poi appunto ci farò un video e lo spiegherò meglio perché è troppo un casino. La cosa più assurda che ho trovato è che appunto Unity, studiando l'argomento, Unity nel 2019 aveva fatto dei cambiamenti al suo... i suoi Terms of Service, il suo TOS, che è diciamo il contratto che firmi per utilizzare il loro programma e per eccetera eccetera eccetera. E nel 2019 avevano fatto dei cambiamenti che forzavano le persone che utilizzavano Unity a diciamo adattarsi sempre alla versione più aggiornata di Unity e a non dover accettare diciamo la versione più nuova del TOS, perché sarebbero stati obbligati a accettarla, in poche parole. Quando non ha senso, perché se non vuoi firmare il contratto, non vuoi firmare l'accordo, non devi farlo, è stupida come cosa. Quindi all'epoca la community si è arrabbiata e Unity ha detto no, ok, non lo facciamo più. Se non volete aggiornare, se non volete accettare i nuovi TOS, potete anche rimanere a quelli vecchi, però non avete la versione nuova del programma. Che ha senso, è logica come cosa. Loro però nel 2022 o 2023, non sappiamo quando, hanno cancellato quel post dove hanno indicato quella cosa, erano probabilmente tornati indietro sui loro passi, ma non avevano ancora dichiarato niente. Probabilmente in preparazione del fatto che volevano annunciare questa cosa qua per obbligare di nuovo le persone a accettare il TOS. Se è guardata la telecamera. Quindi è comunque fatto in modo super super con malintento, come si dice? Disingenuo, subdolo. Ah, quello quando ho scoperto mi ha fatto dire ah, bello, geniale. Erano già finiti nei casini per questa cosa e quanto pare non gli è bastato. Gaver fucking died, esatto. Giochi Xbox, cosa consigli? Tunic. Su Game Pass trovi Tunic. Non è male. Non è incredibile, non è male. È molto figo per alcune cose e bruttino per altre. Non è del TGS, ma la Gamescom c'è stato un trailer di un gioco molto figo chiamato The Last Fate. Sembra un Soulsvania molto carino. Ok, non penso di guardarlo adesso. Non si trattava di un post, ma di un report. Repository GitHub, sì. Dove il post di scuse 2019 che hanno questo repo per trasparenza delle sue licenze, ma da aprile 2023 la repo è sparita. Esatto. Volcano Games, è informato, eh. Il CEO di Unity ha lavorato per ieri, o sbaglio, non ricordo. Soltanto che il CEO di Unity ha venduto parecchie stock dell'azienda prima di annunciare sta cosa qua. Mi fa ridere che il CEO di Unity era stato licenziato da EA per troppo greedy o qualcosa del genere. Sì, se non sbaglio quello che aveva detto è che anche con questa nuova tassa che voleva inserire è a forzare i sviluppatori a monetizzare meglio i loro giochi. Se non sbaglio c'era pure una dichiarazione del CEO di Unity, che è appunto questa persona qua, perché se non sbaglio lavorava anche a EA, che aveva detto che i sviluppatori di giochi mobile o indie, qualcosa del genere, sono dei fottuti idioti perché non sanno monetizzare il loro gioco per bene e dovrebbero spremere molti più soldi ai loro consumatori. Ottimo. Bellissimo. Genio. Sì, prima era una tassa fissa.
prima la tassa che è stata annunciata prima, quella del 13 settembre, adesso è cambiata, era fino a 20 centesimi per installazione. Anche se il gioco costava 10 centesimi, 20 centesimi installazione. Che vi lascio immaginare, è un'idea di merda, però. John Ricitiello, se non sbaglio, John Ricitiello, sì. Gli sviluppatori che non fanno giochi per il solo scopo di fare soldi sono fucking idiots. Ok, è una roba del genere. Il concetto è quello, in ogni caso. Ma oltre alla strontaggine, che senso ha quest'asta sui download? Unity ci guadagnerebbe più soldi. Ovviamente quello è l'obiettivo principale, però. Bro thinks is Mr. Krabs, esatto. Solo che non è un cartone animato che prende per il culo la cosa, è una persona vera e propria nel mondo moderno che gestisce un engine di utilizzato principalmente da sviluppatori indie famosi per stare dietro ai soldi e a massimizzare i guadagni. Sei proprio nella fascia di lavoro corretta, chiaramente. Secondo me, comunque, da prossimo anno vedremo un'impennata di giochi Godot incredibile. Penso che Unity verrà mezzo abbandonato in favore di Godot a questo punto. L'avventura non sarà il contrario. Penso che Silksong sarà uno degli ultimi giochi fatto su Unity, probabilmente. Ci guadagno più soldi per tutte le battaglie legali che avranno a conto, boh. La gente parla di Godot. Sì, sì, Godot, almeno nella community di sviluppatori indie, è diventato una parola molto utilizzata, diciamo così. When you're 6 hours into playing Battlefield and you run out of ammo in your clip and we ask you for a dollar to reload, you're really not that price sensitive at that point. Recitiello in una conferenza ufficiale. Ottimo. Metti, quali saranno i giochi che parteciperanno al GOTY? Baldur's Gate 3, Tears of the Kingdom. È una gara tra loro due. Probabilmente ci sarà anche Starfield candidato, ma è una gara tra Baldur's Gate e Tears of the Kingdom. Ci sono già tutorial su Unity che ti spiegano come passare da Unity a Godot. Godot, è normale. Secondo te Silksong esce quest'anno a sorpresa o l'anno prossimo? Non ho idea, spero... Se esce quest'anno spero dicembre. È un periodo strano per far uscire un gioco, ma ci può stare. Però se non fanno uscire a ottobre io mi sparo. Se fanno uscire a novembre non è ideale, perché vorrei portare Dark Souls 2. Però se esce Six, non do priorità a Six, non avrei ragione. Vuole far pagare le cariche delle armi e spara tutto, pazzo. Per te qual è il miglior gioco dell'anno tra quelli che hai giocato? Tears of the Kingdom o... Cosa giocate di bello quest'anno? Spoiler di Gary Awards. Gente, il gioco dell'anno si tenta la cosa più ovvia di Gary Awards. Cioè, è raro che sia una cosa differente rispetto a il gioco della serie lunga, nuovo, importante. Dark Souls 2 non conterebbe neanche. Ho giocato, vabbè, Armored Core ovvio che ho giocato, ma non credo vincerebbe, perché non è. Potrebbe vincere il miglior DLC, potrebbe vincerlo la maschera turchese, no gente? Sto morendo, non so che cazzo mi succede. Aiuto. Candidato c'è Pokémon Infinite Fusion. C'è Dredge come candidato. Dredge lo... Per quanto strano, potrei davvero candidarlo come Game of the Year. Prima parte dell'anno ho giocato tutta roba che avevo già giocato in passato. Se non sbaglio, sì, all'incirca. Storyteller è bello, ma non è da Game of the Year, ovviamente. Ghost of the Babe, però non è un gioco nuovo, è un DLC. Thank you.
questo è tutto. Non ho giocato moltissima roba nuova quest'anno. Ho provato tanta roba, ma non ho mai giocato. C'è poca roba giocata fino in fondo, diciamo. Adesso penso che sarà Tears of the Kingdom. Potenzialmente se uscisse un Silksong e Silksong è bello come è previsto, penso vincerebbe Silksong. Però dipende da quello. Super Mario Maker 2 quando lo porti, da un mese che non lo porti. Quando c'ho un'idea o voglia. Gioco con la foto da prospettiva. Viewfinder non è da gioco dell'anno comunque. Cioè non credo batta comunque Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom comunque 100 ore di puro divertimento. Poca roba mi dà fastidio in 100 ore, quindi. Per quanto bello Viewfinder, difficile. È tutto per oggi comunque. Che vogliamo fare Red per concludere? Tears of the Kingdom anche rivoluzionare per Nintendo. Il problema di Tears of the Kingdom è, diciamo, il problema del... lo dico sempre, del mondo ripetuto, ed è un enorme problema per me. C'è Poldo, facciamo Poldo. Che sta a fa? In questa live si discuterà animamente. Ok. Volete discutere con Poldo? Discutete con Poldo. Noi abbiamo già discusso abbastanza insieme. Abbiamo visto abbastanza trailer. Sono soddisfatto. I've seen enough, I'm satisfied. Vabbè gente, buonanotte a tutti. Domani Reddit. Assicurato domani Reddit. That's it. Domani non c'è live. Questo è di sicuro. Buonanotte a tutti. Bye.